Bosco di Fiabe è oggi alla sua terza edizione, è un concorso per giovani illustratori dai 20 ai 35 anni, si tiene a Cameri ed è nato a causa della volontà da parte del comune e di un gruppo di persone che ha conosciuto Augusto Accurelli di ricordare la sua vita come illustratrice e anche la sua vita come cittadina del nostro paese e come collaboratrice alle attività culturali di Cameri. Abbiamo costruito questo progetto con molto entusiasmo, con buona volontà, ma soprattutto con una grande ambizione, che era quella di farlo diventare un concorso presente sul territorio nostro, novarese, piemontese, ma ultimamente anche nazionale. L'idea è, da una parte, di ricordare il contributo alla letteratura per ragazzi, all'illustrazione di Augusto Accurelli, che è stata una mia grande amica ed è una persona che ancora oggi nel ricordo dei cameresi gode di grandissima stima. La seconda cosa era aiutare le giovani allievi dell'illustrazione, per le quali la vita è tanto difficile, in modo da trovare delle occasioni di visibilità che potessero migliorare le loro possibilità di lavoro e fornire loro magari delle vetrine nelle quali presentare ciò che sanno fare. Il terzo elemento è un elemento ecologico che attraversa un po' tutto quello che ho detto, cioè sia l'attività di Augusto Accurelli, sia la presenza del Parco del Ticino nel nostro paese e sia oggettivamente uno degli interessi centrali anche della letteratura dei ragazzi. Il tema dell'ecologia è un tema sempre vivo. E quindi il recupero da una parte delle fiabe tradizionali, quindi un'ecologia del racconto del territorio italiano, e dall'altra parte il recupero dell'importanza della salvaguardia della natura e nel nostro caso specifico del Bosco del Ticino. Dunque, abbiamo deciso quest'anno di fare un concorso, di allargare diciamo il concorso e di cercare dei fondi in modo alternativo, perché il comune ci aiuta e abbiamo diversi aiuti ma non bastavano, e quindi abbiamo deciso di creare un progetto di finanziamento partecipativo su un sito internazionale che si chiama Ulule, U-L-U-L-E. E abbiamo messo il progetto Bosco di Fiabe, nel quale ogni persona può dare una donazione a partire da 5 euro fino a insomma, quello che vogliono, e in cambio avranno dei premi. E i premi naturalmente sono legati al concorso, ad esempio con 15 euro potete permettere di piantare un albero che avrà il vostro nome, un cartellino col vostro nome, oppure a 25 euro per esempio potete ricevere il libro stampato con le illustrazioni del vincente. Insomma, abbiamo cercato di creare un finanziamento dal basso per far sì che insomma da un certo punto di vista ci sia un'implicazione di tutti i cittadini e dall'altro poter giustamente riuscire ad avere un po' di fondi in più che ci permettono anche di dare un po' più di visibilità al vincente, al giovane che insomma inizia la sua carriera e che grazie a questo dovrebbe poter riuscire a insomma anche a magari avere un lavoro, avere un portfolio un pochino più importante. Questo finanziamento naturalmente servirà non soltanto per pubblicare il libro, pubblicare il calendario, piantare gli alberi, ma anche per creare proprio il progetto di Bosco di Fiaba, che è creare una specie di parco dedicato ai ragazzi dove si potranno tenere delle letture in estate via un gazebo e poter organizzare anche degli incontri con degli artisti e naturalmente più fondi ci sono più serviranno per creare anche dei programmi all'interno della biblioteca per i ragazzi. L'idea è di creare questo progetto naturalmente a Cameri, perché insomma è un po' la base del progetto iniziale, ma chissà se un giorno se questo progetto funzionasse riuscire anche ad allargarlo ad altre città d'Italia e quindi allargare il tutto a livello nazionale.